Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e vi presento una nuova puntata di Ask the Wine. Ask the Wine, il vlog che risponde alle vostre domande sul mondo del vino e vi fornisce qualche curiosità e qualche spunto di riflessione. Se volete farmi una domanda è molto semplice, basta scrivere qui sotto nei commenti piuttosto che sulla pagina Facebook o il canale Instagram appunto la vostra domanda, facendola anticipare dall'hashtag Ask the Wine. In questo modo lo intercetterò e risponderò qui in questi video. Come avevo promesso, oggi parlerò sempre del mio viaggio, tra virgolette, al Vinitaly, con la seconda parte nel quale vi parlerò appunto di che cosa non mi è piaciuto. Ora, come avevo già anticipato nel precedente video, non vi parlerò di che cosa non mi è piaciuto a livello di vini, perché tutto sommato, di fatto, non ho trovato dei vini così scadenti da dire che non mi siano piaciuti o che erano delle cose non bevibili. Ovviamente c'è stato qualche cosa che non mi ha particolarmente stupito, ma non era roba imbevibile. Quello di cui vorrei parlare è magari qualche consiglio, quindi qualche nota che mi ha dato un po', mi ha fatto un po' riflettere e che sicuramente può essere di segnale per migliorare la manifestazione. Come prima nota, sicuramente il fatto che ci sono, secondo me, alcune regioni che ancora non hanno un eccellente marketing, pur avendo delle tradizioni o dei prodotti sicuramente interessanti. Mi rivolgo principalmente alla Campania. La Campania aveva un padiglione abbastanza, come dire, monotematico, quantomeno monotematico nella forma, tanti piccoli banchettini, ad eccezione del appunto di Mastro Berardino e Fede di San Gregorio, che avevano un pochino più di spazio, poi Mastro Berardino neanche poi tanto, però gli altri erano tutti banchetti molto piccoli, molto uguali. Fuori aveva queste bellissime grafiche meravigliose, poi all'interno in realtà si traduceva in qualche cosa di molto standardizzato. Unica differenza era le varie note colore fra le varie province. Ecco, secondo me è un po' a volte questa un'occasione persa. La Campania tra Aglianico, Falanghina, Greco di Tufo, ha sicuramente dei prodotti che troverebbero spazio nel mondo del vino, anche all'estero e soprattutto anche nel mondo delle bolle. Infatti nel video precedente, di cui vi lascio appunto qui il link per andarlo a rivedere, vi ho parlato di uno spumante, ad esempio di Aglianico, molto interessante. È un vero peccato perché secondo me è una regione, soprattutto essendo una regione del sud, che potrebbe tranquillamente competere con quelle del nord in tema di grandi vini. Basterebbe solo fare uno sforzo in più a livello propositivo. Quindi lo lancio come suggerimento, sperando che qualche produttore, magari campano, lo raccolga. Altro tema è che probabilmente, ecco, migliorerei un po' come aspetto è il fatto di avere un personale un pochino più preparato agli stand. Molto spesso si trova, se non si trova il produttore che vi parla del suo vino, si trovano magari delle persone ingaggiate allo scopo che probabilmente non hanno questa grande esperienza. Sono state raccolte un po' di segnalazioni anche un pochino, se vogliamo, divertenti, come chi ad esempio ha detto che metteva una punta di Sangiovese nel vino per renderlo più aggraziato. Il Sangiovese per costruzione è un vino molto scorbutico, quindi è molto difficile che uno vada a usare del Sangiovese per correggere un vino e renderlo più più rotondo, più o più aggraziato. Ecco, castronerie di questo tipo piuttosto che altre cose magari più minimali che però comunque concorrono, insomma, non fanno propendere molto per una bontà del prodotto e ovviamente magari se il prodotto è buono si fa fatica a venderlo perché si vende male. Quindi ecco, quindi il consiglio che posso dare appunto soprattutto a chi espone è: tutelatevi mettendo persone competenti e capaci che sappiano valorizzare molto il vostro prodotto. Altra cosa è la ressa alle cantine più famose. Ecco, questa è un'altra critica che invece vorrei muovere a chi va a visitare il Vinitaly. Non concentratevi solo sui vini che già
conoscete. Ora capisco che il prezzo del biglietto, se non si è ottenuto magari con scontistiche più alte piuttosto che omaggi da parte di produttori, è abbastanza elevato, siamo in circa, insomma, intorno agli 80 euro, effettivamente il viaggio diventa una bella spesa, però secondo me bere un qualche cosa che normalmente si può bere anche a casa non è il valore aggiunto del Vinitaly. Il valore aggiunto del Vinitaly è andare a scoprire qualcosa di nuovo. Poi per carità, ci sta la bevuta del vino conosciuto magari, o del vino che non ci si può permettere di poter bere perché magari non se ne ha la possibilità, però siate curiosi, cercate di andare a trovare le cantine più interessanti, anche cantine piccole, che sicuramente vi possono regalare dei prodotti ottimi e che vi faranno stupire. Detto questo, e andrei anche a chiudere appunto questo video sulle critiche, chiamiamole così, o punti negativi del Vinitaly, un'altra cosa che invece è un pochino più generale, non è strettamente legato al mondo appunto della manifestazione veronese. Quello che vi vorrei dire è che, mi raccomando, non pensate che grande sia triste e piccolo sia bello. Nel mondo del vino non è sempre detto che sia così. Ovviamente le cantine più grandi hanno bisogno di accontentare una clientela più vasta e quindi probabilmente nelle scelte soprattutto dell'enologo nella produzione del vino ci sta che vengano fatte delle, diciamo, attività tali per rendere quel vino più appetibile a un vasto pubblico, quindi con smorzando alcuni gusti particolari che magari potrebbero non piacere a tutti. Ma questo non significa che un vino prodotto da una grande cantina, quindi una grande cantina intendo cantina con una grande produzione, sia per forza brutto da bere o cattivo da bere, anzi, molto spesso si trovano invece al contrario dei vini molto buoni. Perché? Perché chi lo lavora magari ha anche possibilità di spendere per magari enologi di fama, piuttosto che per fare anche delle sperimentazioni, cosa che probabilmente il piccolo produttore, dovendo anche sopravvivere, non si può permettere. Cioè un piccolo produttore ha un margine di errore sicuramente molto più piccolo di una cantina strutturata. E soprattutto non è detto che il piccolo produttore sia sempre garanzia di qualità, proprio perché a volte per produrre in piccolo a volte si devono accettare anche lì dei compromessi, e quindi non è detto che il vino sia sempre buono. E ricordatevi, il miglior vino del mondo è quello che piace a voi, su questo non ci piove, proprio perché uno potrà fare tutte le classifiche che vuole, tutte le valutazioni che vuole, ma alla fine è il gusto personale, vostro, mio e dei consumatori in generale, che rende un vino buono o non buono. Non c'è altro giudice, per tornare appunto al video di domenica, di due domeniche fa, e non c'è altro giudice che possa giudicare un vino se non chi lo assaggia. Bene, con questo consiglio direi che per oggi abbiamo terminato, quindi vi ricordo di condividere se volete questo video anche con i vostri amici, parenti, colleghi di lavoro, di andare a guardare la prima parte per vedere invece che cosa mi è piaciuto del Vinitaly, e vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, e la terza è che bisogna bere con moderazione ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su Ask the Wine e su The Wine Channel.